Il viaggiatore goloso è entrato nel Coin di Corso Vercelli a Milano, però partiamo dalla toilette. La toilette è il biglietto da visita di ogni punto di vendita, di ogni punto di somministrazione. Beh, copiatela perché qui bisogna fare soltanto così. È a livello meno 1 e questo è sicuramente un problema. Un problema per chiunque, perché bisogna far scendere le persone. Però, ad esempio, c'è una caffetteria con la pasticceria di Massimo Pica, estremamente interessante. Già provata anche in altri punti di vendita del viaggiatore goloso, ma che qui assume un aspetto particolare, proprio perché è ben inserita nei reparti alimentari del market, che si sviluppano nel solito modo del viaggiatore goloso e ci sono diverse novità, ad esempio quel cavaturaccioli nell'enoteca che significa un modo diverso di porsi alla clientela, ricordando che siamo nei tempi del Covid e questo non bisogna dimenticarlo. E poi ci sono i vari reparti, i vari prodotti a marchio, l'80% sono prodotti a marchio, con la panetteria rifornita da Viale Belisario. Forse andrebbe detto qualcosa in più sull'ortofrutta, perché quel chilometro zero che ha sempre contrassegnato il viaggiatore goloso, andrebbe rivisto, si vede poco. Non è ben espresso nella sua dimensione, ma continuiamo a commentare i particolari che sono quelli che poi rivelano il significato dell'assortimento. Come ad esempio, e lo citiamo solo come esempio, quel tartufo a marchio che ben spicca all'interno dell'assortimento, in una ergonomia anche questa ben sfruttata nel livello meno 1. Secondo noi ce la farà.